Così arrivo, finalmente, dopo 2 giorni e 2 notti, a Santa Maria in Collemaggio, che era la meta. Le 3 rose od occhi del mosaico del fronte mi guardano con la limpidezza d'un giovenile pensiero. Una mano divota le accolte, ne ha rifiorito con l'alba tutta la purità del disegno che si distende sul piano di facciata. Paramento gaio, solenne, intessuto dei 2 colori della rupe, il rosa, l'avorio. Essi mi dicono chiare acque dai monti, che la Madonna sfiora, tacitamente percorre, apparita alle più pure anime sotto la stillante rupe e la selva, nella cenere antelucana, nel fulgore dei gaudiosi mattini. La coda del serpe è vanita, frusciando con l'ultimo sibilo nelle crepe abominevoli della tentazione, e poi la luce le ha chiuse. Solo i giacinti sono rimasti, perché tu li cammini sulla chiarità della terra. Perlato, rosa, cinereo come il volo dei colombi, ecco, mi si annuncia, disceso sopra le selve, il mattino. Mi indugio in quel cielo ancor così fievole, dove s'è smarrita la stella, donde la rosea nube fa vela, scioltasi verso l'oro, l'azzurro. Si porta i miei sogni, la misericordia e preghiera della notte, la mia vana preghiera. Vacava il collegio a sue cure dentro Perugia, posava l'angioino in Bellurie e in un sollazzo grandissimo a Lucca con Carlo Martello, suo figlio, quando si mosse, propagata per mezzo l'Appennino, una voce, e la dicevan tutti che fosse voce del calabrese Giovacchino di Fiore, dotato di profetico spirito. Dopo che la sedia era da 2 anni vacante, papa sarebbe fatto nel giorno di penitenza e di gloria chi fosse venuto dalla selva e dal duro monte Appennino scalzo, cibato d'erbe, avendo contemplato le nevi, levatosi in eterni pensieri. Al 15 di luglio dell'anno di nostra salute 1294, il cardinale Ostiense fu primo a dar voto aperto a quel santo romito della montagna del Morone, che nei peligni e nasconde la maiella alle pratola. Quando poi, sul fine d'agosto, si fecero per comune accordo a volergli imporre la tiara e il gran manto, volle il vecchio che ciò accadesse davanti l'aquila, in questa sua chiesa di Collemaggio, consacrata a Maria, che egli aveva fatta in 1 lustro, con limosine grandissime, coi giovenili pensieri dell'Eterno. Mutarono con gli accadimenti i pensieri degli uomini, e l'Angioino e il Caetani, concordi nello statuire di dover togliere di quelle povere spalle quel manto che 5 mesi prima vi avevano gloriosamente imposto fra la esultanza di 200.000 fedeli. A di 13 dicembre di quell'anno medesimo, l'84enne Pietro del Morone, in soglio Celestino V, fece quanto bastò per arrivare a guadagnarsi, davanti il secolo, l'oltraggioso motto di Dante. Ed è fulgido sopra i monti il mattino, sopra le foreste, le acque, le abominazioni, i peccati, davanti la solitudine della rupe stillante. L'ululo dell'inverno, come un lupo, camminerà sui giacinti. Il serpe da primavera cambierà 7 volte la pelle. La chiesa, dal disegno purissimo, nel solitario colle, apre le sue porte ai giacinti.
vi rubò argento l'orange. 2 secoli e mezzo prima che rubassero l'altro in San Bernardino, rubò argento alla tomba, lasciò le ossa. Quelle ossa, dopo spogliatele del mantello, le aveva già chiuse il Caetani murandole nella rocca di Alatri. La chiesa le accoglie, davanti Maria, con la salvata memoria del destituito, che la voce del suo popolo vindice chiamò agli altari, superando l'oltraggio. Una luce già di montagna splende nelle vie dell'Aquila e penetrando anche nei vicoli più stretti dei quartieri vecchi porta uno scintillio nell'ombra. Dovunque si sente lo spazio. Perciò l'Aquila è Gaia, posta ad oltre 700 metri, il più alto, se non erro, tra i capoluoghi di provincia italiani, dopo Enna e Potenza, è una città che respira. Lo sguardo, appena trova un varco, subito va lontano, con l'immediatezza di un corpo sommerso che viene a galla, fino al Gran Sasso, al Sirente, dominanti la vasta conca. I portici, i molti caffè, sono pieni di folla. Dal centro si raggiungono senza fatica grandi giardini panoramici. È una specialità della vita italiana avere raramente l'aspetto infelice. La prima impressione dell'Aquila è questa: facilità di respiro. Poi una fastosa edilizia recente, banche, cinematografi, compagnie di assicurazione, di un numero e di una mole che sembrano sproporzionati. Lo stile rivela che furono concepiti in anni fascisti. Una piccola Roma ministeriale e funzionaria si è sovrapposta alla vecchia città. Basta però girare dietro questa facciata perché riemerga intorno, cordiale e sincera, l'Aquila d'una volta. Non si può chiamarla antica se si eccettuano alcune oasi monumentali. La maggior parte dei palazzi va dal Rinascimento tardo al Barocco. Pochi sono gli avanzi gotici, per lo più incamerati dentro muri di un altro stile. Negli edifici sono scritte le vicende agitate non soltanto dell'arte, ma della storia dell'Abruzzo. È questa la nostra regione che fu più devastata dai terremoti? Nessun centro ne rimase esente e l'Aquila ne subì una serie. Così l'arte abruzzese appare come smozzicata dai cataclismi. E ciò che oggi noi vediamo è un avanzo. L'Abruzzo, come tutti sanno, ebbe nel Medioevo i secoli più felici, quando tutta l'Italia partecipava in modo equo ad una civiltà diffusa, ma divenne provincia quando la civiltà italiana cominciò ad accentrarsi nei vertici dei grandi centri. La grande arte si arrestò alla fine del 400. Perciò i terremoti infierirono su quanto l'Abruzzo aveva di meglio. Anche la parte nobiliare dell'Aquila è in buona parte rifatta, sebbene ormai da qualche secolo. Delle ricostruzioni dopo i disastri reca tuttavia l'impronta. Si avverte l'intervento degli imprenditori che usavano lo stile in voga. Le date dei terremoti più catastrofici vollero che abbondasse qui e in quasi tutto l'Abruzzo un barocco che si direbbe oggi commerciale, di serie, adatto però a soddisfare le esigenze del fasto. Pure non è possibile camminare in alcune parti della città, come quelle in cui sorgono Palazzo Rivera e Palazzo Dragoni de Torres, senza subire l'attrattiva di un contrappunto tra edifici barocchi, residui di costruzioni anteriori, improvvise aperture sulle montagne circostanti. Vi sono poi le oasi monumentali, come Santa Maria di Collemaggio, contemplante il Gran Sasso, con una stupenda facciata romanica di 2 colori, bianco e rosso, che si confondono in un riverbero rosato. O edifici di epoca più vicina alla nostra, come San Bernardino, anch'esso tra Rinascimento e Barocco. San Bernardino morì all'Aquila, onde la disputa con Siena, che ne rivoleva la salma, la quale invece qui è rimasta, in un ricco sepolcro, quasi un tempio nel tempio. Dovunque San Bernardino ha lasciato il suo segno,
una sigla in tre lettere, quell'IHS che significa Jesus Hominum Salvator. Essa si ripete all'Aquila centinaia di volte, su ogni chiesa, palazzo, casa, come un fregio decorativo. Santo gradito a tutti, anche alle sinistre, perché classificato tra i santi progressivi, San Bernardino ebbe nel 1950 una grandiosa processione che tutti all'Aquila ricordano. La mummia fu portata scoperta per le vie e ricondotta in chiesa, dove restò qualche tempo visibile. Gli aquilani parlano ancora di un memorabile concerto nel tempio. L'orchestra suonava e la salma si vedeva di sbieco tra i marmi scolpiti e gli ori. Il tempio di San Bernardino, ricco d'opere d'arte, vastissimo, bianchissimo, di un bianco sapientemente rialzato con ori, argenti nel soffitto, con rossi chiari, verdi nelle pareti, emana la suggestione narcotica dei grandi spazi regolari. Ed ancora più che una chiesa, si direbbe uno splendido salone per concerti. Forse per rammentarci che, come vedremo, l'Aquila è tra le nostre città più musicali. È anche una città con 52 chiese, 6 conventi di suore e 6 di monaci. È un clero influente nella vita pubblica. I notabili della città, proprietari dei palazzi, nel dopoguerra, invece, emigrarono tutti a Roma, lasciando quei palazzi chiusi per alcuni mesi all'anno. Il Palazzo Aquilano, sorto sulle rovine, è in genere più curato all'esterno che dentro. La facciata e il portale sono la parte più cospicua. Se vi si penetra, però, si trovano il salotto verde, il salotto giallo, secondo il colore dei vecchi damaschi che coprono le pareti, ritratti di cardinali, piccole pinacoteche, forse non senza qualche copia, ed una nobiltà che si vanta di origini più antiche di quella romana. Ogni anno, il 18 ottobre, giorno anniversario della morte di Arthur Rubinstein, un mazzo di rose viene deposto sulla sua tomba in Svizzera. L'omaggio viene dalla città dell'Aquila, che a Rubinstein conferì la cittadinanza onoraria. Questo aneddoto può inaugurare un breve discorso sulla città dell'Aquila, città sommamente musicante, tra le più musicanti d'Italia. In Abruzzo l'Aquila ha non poche qualità anomale. La sua fisionomia è sapientemente annosa, ma l'Aquila non è una città antica, come lo sono Teramo, Atri, Chieti, Sulmona. È nata a mezzo del 300 per volontà imperiale, forse dello stesso Federico II. È nata in una zona fitta di reliquie romane, basterà citare Amiternum, ma non ha traccia di insediamento di quei tempi. Quando si decise che qui dovesse essere la città dal nome rapace, regale, la regione era fitta di pievi, minuscoli borghi. Quanti? La tradizione vuole che fossero 99. 99 volte ancora rintocca una campana municipale. E tutti sanno che all'Aquila sopravvive una delle più singolari e illustri fontane d'Italia, una fontana dai 99 zampilli. Si dice che 99, più o meno, fossero quei borghi che si federarono nella nascente città. Ma non posso non ricordare un lontano, assai esotico ricordo. Vi sono tombe di imperatori islamici
su cui sono incisi 99 nomi di Dio. Il centesimo, il nome che egli solo conosce, nessuna mano d'uomo può incidere. 99. È un numero sicuramente devozionale e forse grazie alla corte imperiale una scheggia di Oriente giunse fin qui. L'Aquila ebbe ed ha gran numero di chiese, chiesuole, edicole, conventi. Fu ed è frequentata da ordini religiosi, suore, gesuiti, filippini, e tuttavia le radici imperiali l'hanno fatta più araldica che ecclesiastica. Come dappertutto in Abruzzo, l'Aquila ebbe una gagliarda stagione romanica che maturò in una sontuosa ricchezza, avvolgendo le sue chiese in una rete di fitti, ripidi itinerari, strade, scivoli, coste, che nei secoli vennero a infittirsi in una straordinaria presenza urbana, edifici pubblici, privati, case, palazzi, dimore che sanno di fortezza, dimore agiate, consolate dalla grazia appartata di incantevoli cortili, palazzi barocchi, grandi balconate, lunghe finestre verticali, portali schietti o fastosi, una proliferazione edilizia di grazia e gagliardia. Robustamente si impiantò all'Aquila il Rinascimento, che vi eresse uno dei monumenti più illustri della sua storia, che tuttora è una sorta di corona aquilana, la chiesa di San Bernardino, la cui facciata di Cola della Matrice superbamente inventa, salda l'idea abruzzese, il coronamento orizzontale e il tema rinascimentale, l'apparato delle colonne, costruendo un edificio di solenne, agile maestà, tempio regale, cui s'addice la grande scalinata che si inoltra verso la parte più risolutamente antica dell'Aquila, e tempio sacro alla fortuna, giacché il terribile terremoto del 1703 della chiesa originaria risparmiò appunto solamente la facciata. La commistione delle varie età, tardo medioevo, rinascimento, barocco, dà alla città un movimento intenso, visivamente drammatico. In quel vetusto e solido tessuto si sono avuti tra le due guerre interventi singolarmente sciagurati, ma l'Aquila sa difendersi e ora la tutela un'accorta e accanita politica di conservazione, restauro, custodia. Ma credo sia essenziale rammentare sempre che l'Aquila non è città consegnata ad un solo secolo, un solo stile. È sottilmente composita. E le vicende dei restauri di Santa Maria di Collemaggio, che spogliarono la chiesa trecentesca delle sovrastrutture barocche, certamente si scostarono da questa idea polifonica della immagine dell'Aquila. Città di vocazione e schiatta imperiale, l'Aquila è dominata dalla chiesa di San Bernardino ed è a corta finezza che codesta chiesa non stia al centro, ma sia anzi appartata come in una sua reggia, e dal castello, mole astratta, levigata, di dura geometria, forte di enormi sproni, con angoli che sembrano lame. Il castello, sebbene arrivato quassù tre secoli dopo la nascita della città, ne è diventato la summa grafica, il colmo costruttivo, quasi lo stemma. Si ha l'impressione mitica, e dunque a suo modo vera, che l'Aquila si sia svolta tra castello e cattedrale, due luoghi di difficile nobiltà. Ho scritto che il castello è arrivato, è veramente a qualcosa di metallizzato, l'immagine di una macchina impietosa calata aquilescamente dallo spazio. La città antica
nodo impossibile a sciogliersi di vicoli, strade, e fedele ad un'immagine di sé ferruginosa, memore di assedi, guerre, e ancora fluttua dissanguato il fantasma di Braccio da Montone, nobile belva da guerra che sotto le mura, queste mura dell'Aquila, lasciò una vita crudele. E delle passioni che mosse costui 5 secoli or sono, qualche traccia perdura, se è vero che fino a pochi anni or sono lo stemma di Montone recava iscritta una imprecazione contro gli aquilani. Ma passeggiando per l'Aquila continuamente ci si trova chiamati da immagini preziose, nobili, di severa antichità. In via Sassa si ammira e approva un palazzo Gaglioffi, e talora sono figure di pura grazia, come la chiesa di San Silvestro, di fronte a un fascinoso, imminente paesaggio montano, come nei dipinti quattrocenteschi. A San Bernardino fu dedicata la chiesa più illustre della città, ma la memoria di San Bernardino la ritroveremo piuttosto nelle chiese meno grandiose, anche più aspre, anche sommarie, che certamente egli vide, frequentò durante la sua stagione aquilana. San Bernardino affrontò con la sua splendida loquela questa città dura, fiera, e la sua parlata, come ci è arrivata nelle prediche trascritte da un fedele, ha molto di aquilano. Quel discorrere scabro e insieme proprio fulmineamente elegante, anche sontuoso, quella fantasia pungente, litigiosa, impennata, per nulla omiletica. Ma io penso che San Bernardino in questa città, che forse aveva qualcosa della sua rugginosa Siena, ma si sia trovato assai a suo agio a respirare quest'aria montana, a camminare per queste strade dal selciato difficile e dal duro pendio. Se l'Aquila si rallegra di monumenti potenti, nessuno è forse più delicato, leggero, del tempietto che certo fu luogo votivo, disegnato dalla fontana delle 99 cannelle. E cuore o tempietto, oso dire, che ai miei occhi riporta il ricordo di talune fontane dell'Oriente islamico, sia di Granada che di Lahore, l'acqua che disegna, che costruisce, molto orientale. Il visitatore si congeda dall'Aquila transitando per l'incantevole Santa Maria di Collemaggio. La facciata a coronamento orizzontale si rallegra di una insolita policromia di conci bianchi e rosa. Oggi l'interno è restituito alla grazia severa delle sue strutture originarie. Prima del restauro era ornata di sontuosi addobbi barocchi. Entrambi erano l'idea aquilana della chiesa, solitaria, di contro e in mezzo al paesaggio montano. Santa Maria di Collemaggio è santuario devoto alla naturalità montuosa, consacrato al genius loci, l'ermetico, difficile, squisito genius loci dell'Abruzzo.